volevo solamente chiedere a voi come Comitati Acqua la possibilità di scriverla, proporla voi direttamente, una legge regionale che possa anche essere applicata dopo. Ci sono già le tracce, c'è già tutto, le competenze le avete voi, Iliana, voi. Io ne ho studiate da loro, per dire. Quindi il flusso di informazione è quello, quindi l'importante secondo noi sarebbe quello di riuscire a coordinarci. Tenete presente che se dovesse produrre un testo di legge completo, qualcuno che lo prende in esame è una cosa esagerata, un po' in considerazione. No, c'è in considerazione, lo prendiamo e una volta appurato, esatto, c'è poco da studiare. Lo comprate? Sì. Lo compriamo. Beh, io mi vedo sempre come portavoce, quando parliamo di portavoce, cioè se c'è la competenza specifica sul territorio di gente che si occupa di un determinato problema da anni, è stupido che si ricominci tutto da capo ogni volta per mettere ognuno il nostro becco, la nostra idea. L'acqua, io sono d'accordo con Rosario, cioè l'acqua non è mercificabile, non esiste che ci si possa lucrare sull'acqua, l'acqua deve essere a disposizione di ogni essere vivente e non solo degli uomini. L'acqua è un bene di tutto il pianeta, non dobbiamo dimenticarci questo, quello che noi scartiamo qua finisce nei fiumi, finisce nei mari e insomma. Io volevo fare una domanda solo specifica sul discorso delle depurazioni. So che il Comune di Milano si appoggia praticamente ad Amiacque per la depurazione, se non sbaglio. Volevo sapere se sapete di multinazionali che stanno investendo pesantemente o meno sul discorso della depurazione. Perché avrei la mia paura che, avendo tolto la possibilità alle multinazionali di poter lucrare liberamente e facilmente sull'acqua, sul commercio dell'acqua, possono eventualmente lucrare sulla sua bonifica. Volevo avere un'idea di come si sta evolvendo un po' il quadro, perché noi da anni, noi dietro, noi stiamo lottando per l'acqua pubblica. E non vorrei che ciò avesse comportato un cambiamento dei piani dei soliti imprenditori d'assalto per recuperare l'utile perso da una parte a scapito della depurazione. Magari sulla depurazione rispondi tu, però dobbiamo prima fare qualche osservazione su. Allora, io raccogliamo qualche altra domanda. Allora, usatelo come microfono così. Non mettere mai. Innanzitutto volevo ringraziarvi per la vostra disponibilità a farci da formatori su questa tematica che per noi è molto fondamentale visto che è una delle nostre 5 stelle. Sapete sicuramente che gli attivisti del Movimento 5 Stelle hanno sempre sostenuto il forum senza il cappellino raccogliendo le firme, quindi come dire, un allineamento su questi aspetti è chiaro che è già completo, è già totale. Non per niente, come diceva bene Ileana e Claudio, nel nostro programma abbiamo dei punti che sono insomma presi dal vostro forum, intanto che questo, perché è proprio nel nostro stile raccogliere, abbiamo come dire dei nostri punti fermi, quindi l'acqua pubblica, da lì poi la coniugazione in una legge regionale, in dettagli più tecnici, ci appoggiamo a chi ha le competenze tecniche per farlo come noi. E quindi io colgo anche il suggerimento di Claudio nell'affiancarci proprio, nel scrivere per chi entrerà in una regione, nell'affiancarci nel scrivere questa legge, perché chi meglio di voi può farlo stando al nostro fianco e collaborando insieme. Noi una volta dentro avremo forse certe informazioni necessarie per scrivere la legge, ma voi avete quelle competenze per aggiustarla. E quindi questa è una premessa. E poi volevo chiedere al signore se poteva riprendere alcuni concetti, perché ne ha messi dentro tantissime nella sua presentazione, sono davvero tanti, quindi alcuni mi sono probabilmente sfuggiti. Quando parlava dello statuto della Regione Lombardia, e appunto ha detto qualcosa sullo statuto che non ho colto, quindi come se ci fosse già qualcosa nello statuto o se qualcosa che dovrebbe essere modificato, ho perso forse quel pezzo, quindi grazie. Ok,
prima lui. Parla tu e poi glielo passi, così non faccio. Niente, no, la mia era, una era una proposta da poter integrare possibilmente se la ritenete opportuna, non è solo la mia, è un po' di attivisti del movimento come proposta, però non è ancora ufficializzata, quindi non fa parte del nostro programma. Invece l'altra è una cosa che già fa parte del nostro programma, che secondo me potrebbe essere richiamata anche in questa possibile legge che dovremmo scrivere insieme, che riguarda proprio la funzione di ARPA, cioè fino a quando ARPA non avrà funzione di giudiziaria, cioè nel senso di polizia giudiziaria, non avremo mai risolto il problema, perché come abbiamo visto in Italia gli enti garanti non hanno nessun potere, quindi non hanno nessuna potere intimidatorio nei confronti delle multinazionali che poi effettuano i danni sul territorio e a livello ambientale. Quindi secondo me un punto imprescindibile è la funzione di polizia giudiziaria di ARPA, ed è già presente nel nostro programma. L'altra invece è una proposta invece che riguarda la possibile tassazione dell'acqua in bottiglia per finanziare la riparazione delle tubature, perché questo è un aspetto che consideriamo poco, voi sicuramente lo considerate molto, non so se è fattibile a livello regionale o deve essere passata a livello nazionale, però una cosa che vedo molto diversa dall'Italia e dall'Europa è proprio il costo dell'acqua in bottiglia. Noi probabilmente siamo il primo consumatore di acqua in bottiglia, anche perché il prezzo è più basso, proprio per la molta concorrenza, perché abbiamo un sacco di fonti, e quindi il prezzo dell'acqua in bottiglia è veramente basso. Questo è un incentivo a comprare l'acqua in bottiglia. Noi vorremmo aggiungere, questa è una mia proposta, non è del Movimento 5 Stelle, ripeto ancora, aggiungere una tassa per finanziare la riparazione delle tubature, che come notoriamente sappiamo tutti è l'ultima spesa che viene presa in considerazione dei gestori poi dell'acqua, secondo me potrebbe essere un meccanismo. Grazie. Comunque Vincenzo, questa cosa la propongono tutti sempre, perché se tu fai una legge sul servizio pubblico che è materia estrattiva e concessione, lui ti risponderà Rosario, il prezzo dell'acqua è a livello estrattivo, è quello il problema, perché poi ovviamente c'era anche il ragazzo in fondo, sì, no. Prima lui, prima. Okay. Prima. Io vorrei fare solo una domanda sull'inquinamento delle acque. Se in ambito comunque urbano, civile, la depurazione è fattibile, quindi operatori, in ambito agricolo forse tutto questo è un po' più difficile, nel senso che penso che i controlli ci siano in fase sicuramente di autorizzazione all'utilizzo dell'acqua per gli agricoltori. Purtroppo però è dato di fatto che negli ultimi 10 anni le condizioni di corsi d'acqua è veramente peggiorata, anche nei pochi corsi d'acqua dove c'era ancora un po' di flora e di fauna. Vi chiedo se avete pensato di riuscire a, non so, o intensificare i controlli, per riuscire a, comunque a contenere l'inquinamento agricolo dell'acqua. Grazie. Ve le state segnando, c'è un ultimo intervento, poi rispondete. Sì, sì, volevo solo sollecitare sia il gruppo del Movimento e il Forum dell'Acqua, voi sicuramente avete già parlato nelle vostre gruppi di studio, al monitoraggio delle falde, capire qual è lo stato attuale delle falde profonde, quelle dove insomma, in qualche modo ci riforniamo per l'acqua, perché questo dovrebbe essere un incentivo a porre una maggiore attenzione al problema dell'acqua pubblica, perché comunque alcune falde stanno iniziando a avere problemi, quindi cercare di fare un monitoraggio attento, stimolare iniziative per capire quanta acqua abbiamo ancora a disposizione, quindi migliorare anche questo aspetto. Grazie. Prima di cominciare le risposte, vuoi chiedere quello che ho sbagliato sui costi? Ciao a tutti, Emanuele Sana. Io ho una domanda, perché adesso una cosa che mi ha mandato un po' in cortocircuito. Noi venerdì dobbiamo discutere un'interpellanza in Consiglio Comunale a proposito dei verbali della conferenza dei comuni che hanno dato la proroga di 6 mesi a Brianzacque. Vogliamo chiedere che cosa si sono detti, perché noi non sappiamo nulla, non sappiamo chi è il lato del comune, che cosa ha detto, che cosa ha votato, non sappiamo nulla. Però ricordo che una delle proposte di Biagio per quanto riguarda la Brianza era di affidare il servizio alle patrimoniali, perché sono controllati direttamente dai comuni. Però ha detto adesso che le patrimoniali sono state dichiarate incostituzionali. Mi ha un po' spiazzato, ecco, se mi aiuta a capire, perché visto che ho un consiglio venerdì vorrei dire le cose corrette, grazie.
Ok, adesso si conterà.